Amici 23, Mida scatenato con Francesca Tocca. Todaro geloso, non esageriamo. Raimondo Todaro avverte l'allievo sulla moglie. La terza prova della prima manche, guidata dai Cuccalo, ha visto un guanto di sfida di canto. Si tratta del guanto di staging che un paio di settimane fa Lorella Cuccarini aveva lanciato contro Holden. Finalmente stasera nella quarta puntata del serale di Amici 23 il guanto, rimandato da Holden, ha visto la luce. Gli allievi oltre a doversi muovere sul palco con una certa padronanza avevano Francesca Tocca con cui interagire. E proprio su questo prima di iniziare Maria De Filippi ha detto, non me ne voglia nulla Raimondo ma i due ragazzi erano molto felici della scelta. Per chi ha seguito il daytime sa bene che soprattutto Mida, il vero nome è Christian, è molto sciolto sul palco con la ballerina. Per questo Raimondo ha detto, stiamo calmi, non esageriamo. Christian non ridere che prima o poi ti becco. Mida a suo agio con Francesca Tocca. A poco sono servite le parole di Raimondo Todaro visto che l'allievo di Lorella Cuccarini non si è fatto problemi sul palco ad interagire al massimo con la moglie del docente. Ogni volta che il cameraman durante la performance inquadrava la faccia del professore di latino americano quest'ultima non lasciava spazio ai dubbi riguardo alla gelosia. Diversa la situazione invece quando ad Amici 23 si è esibito Holden. Quest'ultimo, ormai si sa, sul palco è piuttosto rigido e con la ballerina, che tra l'altro è la sua preferita, l'imbarazzo lo blocca ancora di più. Nel suo caso Raimondo si è fatto delle grosse risate durante l'esibizione. Chi ha vinto tra i due allievi di Amici 23? Dopo un inizio di puntata decisamente di fuoco, con una lite tra professori e giudici, l'esibizione di Mida e Holden è riuscita a stemperare la tensione. Ma quale dei due allievi, alla fine, è riuscito a vincere la sfida che prevedeva di doversi cimentare sul palco con la presenza di Francesca Tocca, bellissima e bravissima? Com'era prevedibile Mida ha trionfato sul compagno. Tuttavia Cristiano Malgioglio ha difeso Holden dicendo che a lui basta un microfono per cantare bene e fare la sua figura e se non è portato per determinate situazioni non ci fa niente.